Mercoledì 26 marzo si è svolto presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano l'incontro conclusivo del progetto In Action with Math. Questo progetto si è sviluppato come un vero e proprio percorso formativo, parallelo all'attività scolastica quotidiana degli studenti che vi hanno partecipato. Ricercatori ed esperti della materia si sono prodigati per l'ideazione di corsi specifici in base all'età e alle competenze degli studenti. Ogni corso, strutturato in vari moduli, è stato pensato per suscitare l'interesse dei ragazzi, invitandoli a vivere un'esperienza quasi sperimentale nell'approccio alla matematica. Tutti i corsi si sono svolti con cadenza quindicinale, sempre presso il Dipartimento di Matematica. La finalità del progetto, che si riflette ovviamente anche sulla creazione dei percorsi formativi, è stata di rendere consapevoli i ragazzi che la matematica, spesso vista come astrusa e distante dalla realtà, non è solo pura teoria, ma è legata in maniera concreta alla vita quotidiana, permettendo di interpretare e spiegare molti fenomeni in vari ambiti e non solo in quello tecnologico. La cosa che più mi ha fatto notare questo corso è che tutto ciò che mi circonda è alla fine matematica. Ad esempio le simmetrie, secondo me, abbiamo lavorato su questa cosa e su come trovarle negli oggetti che usiamo quotidianamente. Mi è piaciuto molto questo progetto perché ho conosciuto nuove cose. Non si studia e basta, però ci si diverte soprattutto. Ha fatto vedere un po' l'aspetto divertente della matematica, ma soprattutto creativo. La matematica, anche se ci sembra tanto teorica, in realtà nella vita ci serve molto spesso. Per un ragazzino delle medie, entrare nel grande Politecnico di Milano è un mondo completamente nuovo per lui, quasi da sogno. Credo che sia anche piaciuto il fatto che entrava in un ambiente dove c'erano dei ragazzi di 20 anni, 22 anni, e quindi lo ha fatto sentire molto più grande e quindi poi anche gli ha dato una carica di autostima che poi ha fatto sì che prendesse questo corso con molto entusiasmo. In Action with Math mi è piaciuto tantissimo perché ho potuto approfondire degli argomenti che a scuola di solito non tocchiamo, e è stato molto interessante e mi è piaciuto molto. In particolare mi è piaciuto molto la parte sulla statistica, perché a scuola proprio non la facciamo per niente. Ogni volta che andavo a prendere, immancabilmente in macchina si partiva con: papà, adesso ti faccio un test, e cominciava a chiedermi, a testarmi su quello che aveva fatto durante la lezione, e non sempre ci riuscivo. È bello vedere un ragazzino di terza media che si entusiasma così, poi ha voluto comprare dei libri di matematica per gioco, quindi è stato un argomento che l'ho preso molto. Quando ci è stato proposto di lavorare per le scuole, per dei ragazzi che autonomamente o perlomeno con l'aiuto delle famiglie e di famiglie che ci credono, ci ha messo molto in gioco. Non potevamo rinunciare a questa opportunità così importante e così condivisa dal committente, e questo ci ha fatto veramente anche onore. Vedere la mia idea realizzata è stata veramente una grande soddisfazione, vedere anche i ragazzi molto coinvolti, molto contenti, i professori altrettanto, i genitori felici, tutto un ambiente che non immaginavo di trovare così entusiasmante ed entusiasta al tempo stesso. Abbiamo creato un team di lavoro, abbiamo discusso, abbiamo cercato anche nelle scuole, perché chi fa un po' da trade union è poi l'insegnante di classe. L'idea mi è sembrata subito molto interessante perché i ragazzi di terza media affrontano la matematica sempre con molto scetticismo e come una materia molto molto astratta, e il poter cercare di creare delle unità di lavoro più pratiche dove si poteva vedere anche una, diciamo, un'utilità, poteva da un certo punto di vista aiutare me per capire se determinati argomenti potevano essere trattati anche in maniera diversa e motivare di più i ragazzi, non solo del corso ma anche nel mio futuro modo di lavorare con le classi. E il fatto di lavorare con le classi ci ha dato molto stimolo, ci ha anche arricchiti, perché vedere questi giovani, questi piccoli, specialmente delle medie, così entusiasti, direi che poi ci ha pagato della fatica del progetto. È un progetto molto interessante perché permette a molti studenti di affrontare
tematiche che spesso non incontrano nel percorso curricolare, anche con metodologie nuove, non solo con i metodi tradizionali di approccio a queste problematiche. L'insegnamento a scuola è ancora un po', qualche volta un po' vecchio stile, cioè tanta teoria e poca pratica. Allora, ecco, se si riescono a mescolare le due cose, si può fare un corso più moderno in cui i ragazzi possono imparare meglio e sapere cosa stanno studiando e vedere l'applicazione subito delle cose che studiano. È molto importante che si faccia della conoscenza anche un arricchimento delle proprie competenze, del saper fare, del saper applicare. E per fare questo non basta l'insegnamento ex cattedra, ma bisogna essere in grado di scendere un po' al loro livello, di lavorare con loro, di condividere delle esperienze, anche degli esperimenti, in modo che la parte teorica prenda veramente la vivacità di quello che era il contenuto. Il progetto In Action with Mud non si conclude qui. Organizzatori e docenti rinnovano già da adesso l'appuntamento per il prossimo anno a tutti gli studenti che vorranno partecipare. Viva la matematica!